programma, quindi di che cosa succederà invece il sabato. Il sabato è quindi diciamo, tutta una giornata dedicata a Non è l'isola, che parte alle 8 del mattino perché abbiamo rispettato comunque gli orari di quello che è il mercato dei produttori locali, che inizia alle 8 come tutti i mercati, e quindi l'evento inizia alle 8 e si andrà a strutturare proprio diciamo, intorno e intrecciandosi con il mercato dei produttori locali, con un aumento del numero degli espositori. Ci sarà il mercato con gli espositori dei prodotti locali a chilometro zero e naturali, biologici, come ci diceva Giovanni, ma a questo andranno ad aggiungersi degli altri espositori che sono un po' diciamo un riassunto di quelli che di solito ci sono all'isola che c'è. Ovviamente il numero è molto ristretto, ma le rappresentanze sono quelle, quindi oltre ai produttori del settore cibo, gli artigiani, chi si occupa di ambiente, le realtà, appunto, le associazioni e le realtà della cittadinanza attiva del territorio, e andranno ad occupare un po' tutto diciamo, il parco del Pomboniano. Gli espositori hanno anche partecipato e accolto positivamente una richiesta che abbiamo fatto loro, cioè quella di donare qualcosa di loro, o un loro prodotto, o un cesto di prodotti per una lotteria che servirà poi appunto a finanziare l'evento. Quindi avremo questa novità che non è mai stata fatta negli anni precedenti, in cui all'ingresso dell'esposizione chi entra potrà comprare questi biglietti della lotteria e poi vincere un premio tra tutti quelli messi in palio. Ovviamente, come tutti gli anni, intorno a questa giornata girano anche tanti volontari e secondo me anche in questo si